Dalle intercettazioni è emerso che lei, insieme alla Piccinni, andava alla ricerca di anziani. No, no, quello era solo, la Piccinni aveva questo suo modo di parlare così, ma non esisteva proprio questa cosa. Lei ci scherzava sopra, è vero, diceva l'anziano così, l'anziano così. Io non sto parlando della Piccinni, sto parlando anche di lei. Me, anche di me. Ennesima udienza nell'aula bunker del carcere di Borgo San Nicola a Lecce per il processo che volge al termine al gruppo ritenuto responsabile dell'omicidio di Donato Montinaro, falegname in pensione, avvenuto la sera del 10 giugno 2022 nella sua abitazione a Castri di Lecce. In aula presenti davanti al presidente Pietro Baffa, all'atere Elena Coppola, i quattro imputati. Dalle deposizioni emerge un piano architettato. Verso pomeriggio ci siamo messi tutti e quattro in macchina. Io sinceramente sapevo quello che non doveva succedere. Lei mi disse non ti preoccupare. Dichiarazioni shock quelle dell'imputato Antonio Esposito, che risponde alle domande della PM Erika Masetti. Abbiamo aperto il garage e ci siamo intrufolati nel garage. Poi abbiamo sentito Patrizia Piccinni urlare praticamente e ci siamo recati nella stanza dove c'era Patrizia Piccinni e il signor Montinaro, che le stava addosso 6 minuti tutte e due. Noi abbiamo immobilizzato il signor Montinaro praticamente. Io già stavo. Come lo avete? Sia io. Come lo avete immobilizzato? Con delle fascette. Si è scaramentato anche su di noi praticamente, ma non so se è stato. Poi è caduto a terra. Non mi ricordo bene, ma non l'abbiamo toccato, non era intenzione nostra di fare male o di fargli qualcosa, sai, per succedere tutto quello che è successo.